L'attesa è finita, ecco lo slogan della campagna abbonamenti 2017-2018 dell'Unione Sportiva Lecce, lanciata questa mattina nella sede della Banca Popolare Pugliese in via 25 luglio. Presentate anche le nuove divise da gioco. Anche per la prossima stagione la dirigenza del club giallorosso ha voluto premiare i vecchi abbonati. La tessera di curva, sarà possibile sottoscriverla anche per la Sud, avrà un costo di 135 euro. Al tifoso che si è abbonato anche l'anno scorso, una partita costerà in media 4 euro, al nuovo abbonato invece 7,20 euro. La novità per questa stagione sono i mini abbonamenti per i fuorisede, i quali avranno la possibilità di acquistare un pacchetto di 5 partite a scelta. 10 giorni prima dell'evento prescelto, però, dovranno inviare una mail in cui avvisano di voler assistere ad una determinata partita. Il mini abbonamento costa 35 euro. Chi non intende fare alcuna tessera pagherà la singola partita 12 euro. La campagna abbonamenti scatterà dal prossimo 26 luglio, non più dal 24, e terminerà il 19 agosto. La seconda fase sarà avviata dal 21 agosto, ma i prezzi avranno un rincaro in media del 20%. Noi abbiamo ulteriormente allargato la forbice del prezzo, quindi farò l'esempio della curva, ma poi chiaramente si può fare per ogni settore. Abbiamo incrementato ulteriormente la forbice fra chi è nuovo abbonato e chi è vecchio abbonato, quindi la differenza dell'anno scorso è più larga, più ampia. Quindi quest'anno per abbonarsi, per esempio, nella prima fase in curva nord e sud, il costo sarà di 135 euro rispetto ai 90 dell'anno scorso. Sempre facendo l'esempio della curva, e poi faremo anche il prezzo per partita, che è importante, così fa comprendere bene come stanno le cose. Per quanto riguarda sempre la curva, il rinnovo costerà 80 euro anziché 50 l'anno scorso, tenendo conto di che cosa? Tenendo conto del fatto che in realtà il prezzo l'anno scorso non era 50 euro, ma era 50 euro più la giornata giallorossa pari a 12 euro. Quindi siccome quest'anno aboliamo la giornata giallorossa, quindi per venire incontro anche a tutta una serie di sollecitazioni avute, quindi la giornata giallorossa, il fatto di dover gli abbonati riprendersi il posto, stress, tutte queste cose qui, abbiamo detto togliamo la giornata giallorossa, quindi di fatto si batte una base di 62 euro. Quindi l'incremento che c'è stato rispetto al rinnovo dei vecchi abbonati è stato di 90 centesimi a partita. Confermata anche per la prossima stagione la formula famiglia, il numero minimo per sottoscriverla è di 2 persone. La tariffa junior è valida per i ragazzi fino a 14 anni, il costo dell'abbonamento nella prima fase è di 10 euro. Ogni abbonato deve sottoscrivere la US Lecce Card, ovvero la tessera del tifoso. Chi non aderisce può sottoscrivere un abbonamento voucher riservato esclusivamente alle gare casalinghe e solo di campionato. Tutti gli abbonati potranno rateizzare il pagamento dell'abbonamento grazie alla collaborazione con la Banca Popolare Pugliese, che rilascerà le tessere nei suoi punti vendita Plus a Lecce, Ugento, Aradeo, Melendugno, Sandonaci e Minervino di Lecce. Anche con delle presenze minori siamo sempre stati al fianco dell'Unione Sportiva, in questo caso, ma anche di altre realtà sportive. Questo in effetti è il primo anno in cui diamo un supporto molto più consistente rispetto al passato, questo sì. Gli abbonamenti si potranno acquistare anche online collegandosi al sito della società leccese. Questa possibilità è riservata ai possessori della tessera del tifoso, ma solo per le tariffe intero e rinnovo intero. Grande attesa c'era anche per le divise che indosseranno Lepore e compagni. La prima maglia è rigorosamente giallorossa, la seconda bianca e la terza nera. Su tutte le divise compariranno i marchi Mobi, Maffei e Banca Popolare Pugliese. Sulle maglie delle squadre del settore giovanile lo sponsor sarà Ottica Rucco.